suo lungo Schermadini ha già 4 falli. Anche Laiti, che aveva ben iniziato, è a quota 3. Riparte, siamo nell'ultimo quarto, ultimi 10 minuti assolutamente di fuoco. Jomaine Jones va a sbracciarsi contro Šekić, poi dall'angolo trova un canestro impressionante. Aveva fatto tutto bene Šekić, l'aveva marcato e tenuto più che bene. Attenzione, Mizov in questo momento è in stato semiconclusionale, Jones non riesce però a mettere dentro un canestro importantissimo, lo fa però Hackett, c'è il sorpasso di peso, sia pur lieve del piede sulla linea. Dicevamo che Cavaliero deve fare attenzione perché comunque ha 4 falli, 1 minuto e 52, Pesaro avanti di 3, Jones la tripla che entra e scava un solco, Trinchieri furibondo, Arrigoni freddissimo in panchina a prendere appunti. Ha difeso su Lunen negli ultimi 15 minuti di partita veramente con energia, con caparbietà, questo gli va riconosciuto. Ecco, mi ha smentito soprattutto per quanto riguarda il discorso di Tito. Molto bravo a rallentare i passi nel terzo tempo, cosa che faceva Bodiroga, non a caso lo paragonato spesso a Paragone. Il paragone ci sta tutto. James White ancora, Mizov, l'aiuto di Marco Nato dalla grande distanza, attenzione a Jomaine Jones, è l'ultimo a volersi arrendere. Attenzione a Jomaine Jones, l'ho visto fare delle cose quando giocavo a Capo d'Orlando, giocavamo contro Napoli, fece 3 o 4 canestri di fila così. Possibilità, ma deve entrare un tiro rapido perché stiamo entrando nell'ultimo minuto e il tabellone dice ancora 5 punti, Hickman per Hack, the Hick and the Hack. Ancora 5 secondi per tirare, si incarica della bomba, Jomaine Jones, che cosa ha fatto Jones? Ultimo da 3 che riporta a distanza di un possesso Pesaro, che cosa ha fatto Jomaine Jones? Aveva tutto contro, aveva l'inerzia, la pressione, il cronometro, doveva fare. Confermando le sue difficoltà dalla lunetta, soltanto il 54% nei tiri liberi, ora la recezione di Jones che vuole il consegnato per Hickman, non arriva la palla consegnata a Hickman, allora completamente fuori ritmo, riesce a trovare una tripla da fermo. Atleticamente la dimostrazione di quello che può fare l'attacco di Pesaro. Qui vediamo quel tiro senza equilibrio, ma l'equilibrio sa come trovarlo Jones. Qui vediamo come risponde. Recuperato da White e l'apertura immediata per Cavaliero. Un'altra grande difesa sui cambi e sugli aiuti e recuperi della Scavolini Siviglia, a testimonianza della brillantezza atletica. Il primo passo di Cavaliero contro Basile, fuori per Hackett, tutto chiuso, gran difesa di Lunen. Allora bisogna ricominciare da Jones. No, e questo è un canestro senza parole, senza commenti, perché Jones ha trovato qualcosa di clamoroso, aveva due migliori della Scavolini anche loro. Qui Maurizio, la lavagnetta di Dalmonte ha il suo perché in questa bolgia del intanto pianella. Abbiamo visto, scusami Luca, abbiamo visto la tripla pazzesca di Jomaine Jones con Marco Isvili, terza consecutiva per Pesaro, la prima dal 2004, e questo è veramente un canestro perché era decisiva, ci si conosceva troppo, per cui quello che si doveva fare si sapeva, era il come che doveva decidere la partita. È stata una serie a suo modo storica, perché arrivare a ribaltare un 2-0 qui al Pianella è davvero, non era cosa da tutti. Bravo, ce la teniamo come storica perché non solo il Pianella ma anche la forza della squadra avversaria. Adesso la semifinale contro Milano, ci pensa già, ci ha già fatto un sogno, oppure adesso si gode. Grazie coach Dalmonte, grazie mille, bocca al lupo per il proseguo del campionato. A te Maurizio. Ringraziamo coach Dalmonte.